Ringrazio gli organizzatori di questo evento perché comunque hanno dato la possibilità ai professionisti della Toscana di fare, come dire, un punto e avere un momento di confronto sulla situazione della nutrizione artificiale nella nostra regione ed anche di confrontarsi con quello che si muove sul panorama nazionale e in altre regioni, magari anche guardando a buone pratiche che si sono, come dire, sviluppate in altre realtà del paese. Com'è la situazione in Toscana? La situazione toscana è sicuramente una situazione, se comparata, diciamo, con il resto del paese, abbastanza buona. Insomma, abbiamo una sequenza anche di atti che sono stati approvati negli ultimi 20 anni e che, insomma, reputiamo atti assolutamente adeguati e qualificati, in particolar modo la delibera approvata nel 2017 che definisce la rete e la governance della rete, diciamo, in materia di nutrizione artificiale. Non vi è ombra di dubbio che probabilmente è venuto il tempo di fare una sorta di tagliando sul funzionamento del nostro sistema sanitario in questo ambito, perché riteniamo che alcuni aspetti vadano approfonditi. C'è un po' di variabilità da territorio a territorio e noi non, insomma, dobbiamo lavorare per armonizzare, diciamo, la presa in cura dei pazienti che hanno una esigenza di nutrizione artificiale. Due, c'è la necessità di mettere in relazione l'organizzazione sanitaria afferente alle materie della nutrizione artificiale con il DM7, con ciò che sta maturando in ambito di DM77 e conseguentemente in Toscana sulla cosiddetta delibera 1508, quella che guida la definizione dei nuovi modelli di assistenza territoriale a partire dal funzionamento delle centrali operative territoriali, che diventeranno uno snodo fondamentale per la presa in cura del paziente. E poi c'è da ragionare anche sulla verifica sull'attuazione della delibera del 2017 e anche eventualmente poi, fatta questa verifica, anche di nuovi sviluppi.